Vediamo, turnaround in fa. Se noi abbiamo primo, sesto, secondo e quinto, questa è la parte base, diciamo, che dobbiamo imparare, no? Anche qui sto attento a mettere delle note al canto che non vadano troppo lontane l'una dall'altra. Posso cominciare a fare. Ad esempio, a mettere una nota comune. Se il Fa lo trasformo in Fa major 7 ma con la nona, questo è già un accordo che funziona molto bello. E a questo punto dovrò fare un Re minore con la stessa nota al canto. Diventerà Re minore undicesima. Posso farlo così. Il Sol posso farlo di nona, e il Do in questo caso diventerà di tredicesima. A questo punto abbiamo Fa, posso fare ad esempio mantenere la terza di Fa al canto e tenerla nel Re, che diventa quinta. Poi posso fare un Sol con la terza al canto che diventa settima di Do. Terzo, sesto, secondo, quinto. Questa è la seconda opzione del turnaround. Abbiamo terzo che mantiene la nota comune con il Re, quindi farò un Re minore con questa nota al canto. Se voglio la tengo comune, diventa Sol minore con l'undicesima e dovrò mettere un Do settima con la tonica al canto. Posso fare questo, o se no posso fare tredicesima con questo rivolto, che di nuovo si usa molto, settima, terza, tredici, tonica. Se andiamo in questa zona, possiamo fare comincio a mantenere note comuni. Undicesima. La minore in terzo grado Re minore nona perché voglio mantenere il Mi al canto. Faccio salire di mezzo tono la nota, diventa Sol minore con la settima al canto. Do a questo punto sus. Terza maggiore al canto, minore, Sol minore nona,